A poche ore dalla semifinale di andata dei play-off, Dionigi è ancora al lavoro per trovare la migliore formazione da schierare contro il Sud Tirol. Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono positive. Brucini e Abate si stanno riprendendo da un attacco influenzale, ma non si sono allenati per quasi tutta la settimana. Loviso non è al meglio e deve superare un problema a un ginocchio. Françoise non ce la fa. Martina Rini non è ancora pronto, ma dovrà stringere i denti per rispondere ad una eventuale chiamata del mister. Proprio non è stata una bella settimana, perché tra influenze e giocatori persi per strada, per l'ultimo è stato Loviso per una botta in allenamento, non è stata quello che mi aspettato. Non ci siamo potuti neanche godere quello che è accaduto domenica, però non mi importa niente. Io, anche se siamo in grossa emergenza, io voglio fare affidamento allo spirito di questi ragazzi che è cresciuto tanto. So che faranno il massimo anche con evidenti difficoltà che potremmo avere, però voglio che sia uno sprono ancora di più, un punto ancora più di orgoglio per loro, per sfoderare un'altra prestazione tosta e importante. A tutto ciò va aggiunto che la Cremonese ha già 5 diffidati a Vogadri, Bremek, Brighenti, Caracciolo e Palermo, per i quali in caso di seconda ammonizione scatterebbe la squalifica. Queste le note dolenti. Di positivo invece lo spirito che accompagna questi giorni di lavoro. La squadra è unita, serena, fiduciosa e soprattutto pronta per affrontare il prossimo ostacolo. Certo, non da poco, da affrontare con la giusta mentalità. Il girone di ritorno su Tirol è la squadra che ha fatto più punti di tutti. È l'attacco migliore del campionato e quindi sarà dura, sarà estremamente dura. Per questo, secondo me, la Cremonese deve giocare da squadra umile, quello che avevo chiesto prima col Vicenza, deve essere una squadra umile, come mentalità, perché quando giochi contro queste squadre tu devi usare l'umiltà di fare tutte le cose per bene. Il Sud Tirol è una squadra brillante sul piano fisico e sicuramente di qualità. Giochiamo contro un centrocampo a tre, e dovremo cercare di muoverci bene sulle catene esterne, tenendo presente che avranno tre attaccanti larghi loro, quindi dobbiamo essere però bravi a cercare di parare questa situazione, perché è normale che domenica dovremo essere bravi a scalare velocemente sui loro attaccanti, però ci stiamo preparando anche a questo. Questa volta però si tratta di un avversario da affrontare in 180 minuti e quindi con una gestione del match completamente diversa rispetto a quanto visto domenica scorsa allo Zini. A parte l'aspetto, secondo me, delle problematiche avute in settimana, che va tenuto conto nella gestione della partita, però penso che mentalmente noi la dobbiamo affrontare come fosse a Binoleffe, cioè secca. Cioè come che se noi non vinciamo domenica, siamo fuori. Cioè, secondo me la mentalità deve essere questa, di una partita secca. Perché allora riusciamo a tenere tutto quanto, l'attenzione, la concentrazione, l'adrenalina. Non dobbiamo, nella nostra mente non dobbiamo fare il calcolo come alla prossima. Deve essere partita secca. Anche lo devo fare io sulla gestione delle forze, perché per tutti i motivi che abbiamo elencato prima.